Ci ritroviamo con il coach Gianni Tripodi, allenatore delle super promozioni della Pallacanestro Catanzaro. Erano anni splendidi, ho visto sorrisi, abbracci, emozioni. Un presidente Poggi incredibilmente intenso e brividi. Ah, sicuramente grandi emozioni, brividi, tanto caldo, ma è stata una cosa che veramente mi ha emozionato. Questa prima parte, perché ce ne sarà anche una seconda, abbiamo rivissuto tutti quanti assieme i grandi momenti del passato, quei momenti che poi hanno portato la pallacanestro anche a crescere e arrivare a questi livelli. La pallacanestro intendo Catanzaro, formata da seri professionisti, e quindi intendo la dirigenza, che ha saputo costruire nel tempo e senza fare diciamo delle cose così veloci, ha saputo calibrare i tempi e si è anche in un certo qual modo ridimensionata tra virgolette, facendo un lavoro sul settore giovanile e proiettando i ragazzi del settore giovanile in prima squadra. Questo è il grande successo della Pallacanestro Catanzaro. E credo che stasera, almeno qui ci sono tutti, un po' tutti, da stasera credo che forse può iniziare anche un altro ciclo, un ciclo ancora più importante. Quella fondamentalmente è la speranza per tutto il basket calabrese, anche perché quelle super squadre di Catanzaro avevano super giocatori, cioè l'asse play pivot Gallo Rifatti diceva tanto. Sì, Gallo Rifatti, Gallo è un giocatore straordinario, è stato un giocatore straordinario. Io ricordo che quando prima di prenderlo ho visionato un po' di video, lui giocava in Argentina nella serie 1, cioè, quindi era un giocatore che della provata esperienza, un giocatore che poi ha tradotto in pratica tutti i successi, insomma, che si sono in quegli anni poi sviluppati. Durante il tuo intervento hai parlato dell'aneddoto relativo a Patrizio Valdarola, lasciato fuori per una giornata. Avresti cambiato qualcos'altro nella tua gestione a Catanzaro, gestione più che vincente? Ma ti dico, io poi volevo dire ancora un'altra cosa, perché il giorno della partita, ricordo, della prima finale con Cepalù, al meglio delle tre, io avevo già deciso che allora non era fuori dai 10, e ricordo che io... Ma per quale motivo? Ma preferivo mettere dentro Fontana, che era un lungo, un altro argentino. Noi avevamo 11 giocatori 10, cioè in pratica avevamo 11 giocatori a disposizione di altissimo livello. E feci questa scelta, e ricordo che la domenica mattina, come sono abituato a fare, vado a correre in Pineta, e lì mi raggiungono Fabrizio Tunno e Salvatore Procopio dicendo: ma Gianni, ma sei matto, ma non puoi lasciare Caldarola. Io ridevo, dico: no, guarda, ho deciso così e via. Durante la partita, gli ultimi minuti, proprio gli ultimi secondi, quando ero 5 punti sotto, mi tornavano in mente tutte quelle situazioni in cui ho detto: guarda, stavolta Gianni proprio è sbagliato. E abbiamo avuto la fortuna di aver trovato un Pellicanò abile, che è stato bravissimo a concludere da tre punti, che è stato poi il canestro del pareggio, e poi nell'azione successiva recuperiamo la palla in difesa, come abbiamo visto nel video, e abbiamo realizzato con Gallo. Io lì veramente, cioè, ero un uomo morto, cioè, pensavo un anno buttato, forse anche per colpa mia. Ti dico, la partita successiva Caldarola è partito in quintetto, la finale in casa è partito in quintetto, lui è stato un grande, lui è un trascinatore, un giocatore dotato di grande aggressività, di grande carattere, forse un po' meno tecnicamente, però è un giocatore che a quei livelli gli spostava. Allora, in tanti ricordano che coach Tripodi tornò in Serie B a Catanzaro, fu anche avversario della sua Viola Reggio Calabria, con tanto di vittorie al Palacalafiore, e adesso progetti per il futuro? Ci vediamo al camp innanzitutto, sì. Sì, ci vediamo al camp, perché questo è un appuntamento importante e ci stiamo lavorando e stiamo coinvolgendo più società, e sarà un'esperienza bellissima, so ci sarete anche voi, e poi non lo so quello che succederà, io sono pronto a riparmi la valigia e magari andare a vedere. Se non ho la possibilità di lavorare nella mia città, devo trovare qualcosa da fare fuori. Domanda difficile, la stiamo facendo un po' a tutti.
il quintetto ideale legato al basket a Catanzaro di Gianni Tripodi. 5 giocatori, 5, un playmaker, una guarda, una alla piccola, una alla grande e un lungo. Ma guarda, allora io scelgo due playmaker, i playmaker sono Andrea Cattani e un altro giocatore che è veramente, è stato veramente importante per Catanzaro, forte tecnicamente, che è Dal Fiume. Noi con il campionato di Serie B, quando tornai nel 2010, portai Dal Fiume. Un ragazzo veramente straordinario, si alternava, giocavano anche assieme con Cattani, quindi il fatto di giocare con due playmaker è una scelta che ci ha portato dei grossi risultati. Purtroppo raggiungiamo i playoff, purtroppo la prima partita dei playoff si ruppe nuovamente i legamenti, e no, altrimenti forse passavamo al turno successivo. Ricordiamo che venne solo Teofilo. Teofilo l'ho avuto purtroppo solo fino a novembre, perché poi decise di tornare a Molfetta e quindi al posto di Teofilo abbiamo fatto una scelta coraggiosa, abbiamo ripagata sicuramente anche tanto, perché abbiamo riportato Andrea Pellicanò. Alla piccola, pivot? Alla grande. Allora, pivot chiaramente Giorgione Rifatti. Alla grande, adesso ricordo bene, c'era Trentini che era un giocatore straordinario. Adesso in questo momento, sai, magari un po' colto dall'emozione della serata, non ricordo. Leo Ricci. Ma Leo Ricci come alla piccola, sicuramente grande tiratore. Noi abbiamo preso allora parecchi argentini. Uno dei primi argentini fu proprio Leo Ricci. Gianni, in bocca al lupo e alla prossima. Crepi il lupo.